ringrazio sempre di essere così numerosi, vicini a questa società che sta nascendo. Ormai siamo quasi al terzo mese di attività, quindi ci possiamo già considerare grandi come età. No, sono 3 mesi, ma 3 mesi vissuti in maniera molto intensa, con soprattutto un riscontro da parte del territorio, dei tifosi, delle realtà imprenditoriali locali, nazionali e internazionali, che hanno creduto in questo progetto, hanno visto questa città come un possibile punto di riferimento per far partire e decollare un progetto importante, ambizioso, e che soprattutto possa rappresentare anche qualcosa di nuovo nel panorama calcistico. Presento la persona che è al mio fianco, che è Giuseppe Ciocchetti, direttore generale di Infront, a cui va un particolare ringraziamento perché specifico per l'ennesima volta, perché molti continuano a non capirlo, non è socio del Bari, assolutamente, ma è una di quelle realtà importanti. Voi conoscete, avete conosciuto lo sponsor tecnico che è REA, è lo sponsor tecnico che è stato presentato già con una conferenza stampa ad hoc, perché abbiamo presentato le maglie, e insieme con REA è uno sponsor, lo sponsor principale è diventato Swiss Gas, a cui va un particolare ringraziamento perché ha creduto veramente tanto nel progetto Bari. E come vedete, noi non avevamo ancora presentato la maglia, anche se l'avete vista, però si vede in maniera bella, chiara, con i colori. Abbiamo concordato di utilizzare il marchio con i colori comunque di questa società, quindi sulla maglia bianca ci sarà il marchio Swiss Gas in rosso, e sulla maglia rossa la vedete il marchio Swiss Gas in bianco. Sulla maglia nera probabilmente lo vedrete domani, perché probabilmente giochiamo con la maglia nera. L'altra che ho il piacere di annunciarvi oggi è con la casa Sartoria Borrelli di Napoli, il marchio Borrelli Napoli, che credo che sia sinonimo di eleganza, di stile, di azienda veramente che rappresenta la moda e lo stile italiano. Quindi il fatto di avere qui e di presentare questa partnership, perché si tratta di una vera e propria partnership, di un'azienda importantissima che ha creduto nel progetto Bari anch'essa e che ha voluto vestire la squadra del Bari. E poi c'è una cosa particolare che poi sarà presentata meglio nel momento in cui presenteremo le divise ufficiali, è che la squadra vestirà chiaramente con una squadra i cui componenti sono ragazzi, sono giovani, che vestiranno anche in maniera informale, e quindi sarà, io che ho visto queste divise vi dico che sarà qualcosa di innovativo, ma molto molto bello e allo stesso tempo elegante, informale e elegante. Avete visto che i trasporti della squadra vengono fatti, per quanto riguarda il complesso della squadra, quando ci si trasferisce allo stadio, quando si affrontano le trasferte, con degli autobus, dei pullman dedicati al Bari. Un particolare ringraziamento al nostro partner Sita Sud, che ci ha affiancato, il concessionario Maldarizzi, abbiamo avuto anche lì una presentazione. Giriamo con autovetture fornite da Francesco Maldarizzi e dalle sue concessionarie, a cui va un particolare ringraziamento, ma tra l'altro hanno messo a disposizione la loro struttura per raccogliere gli abbonamenti in forma rateale. Avevo parlato di Radio Norba perché anche questa è stata annunciata come iniziativa. Radio Norba è la nostra radio ufficiale, una su tutte, perché sapete ci sta affiancando come partnership per il settore giovanile,
che è il gruppo La Disa Ristorazione, ci affianca sia per un particolare occhio legato al settore giovanile, ma poi ci affianca anche nella ristorazione e nel catering durante le nostre partite in casa. Lino Sonego, che fornirà le nuove panchine con finalmente delle poltrone. Io le ho provate, devo dire, forse sono un po' preoccupato, perché siccome sono molto comode, poi non vorrei che i giocatori preferissero stare in panchina piuttosto che in campo. Adesso sono delle poltrone molto molto confortevoli, chiaramente rosse con il logo dell'FC Bari 1908 ben impresso insieme con l'azienda che ce le ha fornite come nostro partner. Ringrazio tutti gli altri partner che poi saranno man mano, andranno ad affollare questo backdrop che vedete qui alle mie spalle, che sarà gestito da Football Club Bari 1908 insieme con Infront, e che appunto Infront sta continuando a piano piano riempire queste caselle.